si parla di oncologia tiroidea. È un corso che serve soprattutto a chiarire alcuni aspetti in relazione a quelle che sono le nuove osservazioni emerse dagli studi condotti negli ultimi anni, direi in modo particolare per quanto riguarda il carcinoma della tiroide, che oggi viene visto diciamo con particolare attenzione perché sta diventando uno dei tumori più diffusi nella popolazione mondiale. Però anche con particolare attenzione perché non è detto che la scelta terapeutica sia così aggressiva come si faceva una volta, cioè sempre solo chirurgica, dato che molti studi dagli anni 90 in poi hanno confermato che a volte può anche essere la giusta strategia rappresentata dall'osservazione periodica, cioè finché non cresce si può anche lasciare, che insomma nell'ambito delle neoplasie, salvo alcune altre come la prostata, in fondo è un po' un'eccezione. E anche con terapie abbastanza semplici, che sono la terapia chirurgica e la somministrazione di una al massimo due dosi di iodio radioattivo. Con questa terapia il 90% dei tumori guarisce. Purtroppo noi abbiamo uno zoccolo duro di un 10-15% di pazienti che invece hanno una malattia più aggressiva, una malattia potenzialmente letale. E quindi i nostri sforzi in 40 anni di studi si sono incentrati soprattutto su trovare nuove terapie per questo gruppo di pazienti che sono a rischio di decesso per il tumore della tiroide. E proprio negli ultimi 10 anni siamo stati in grado di mettere a punto dei farmaci mirati che colpiscono esattamente i geni responsabili del tumore e quindi che uccidono solo le cellule che portano la mutazione genica, quindi quelle che noi vogliamo colpire.